sapere? Io ho bisogno di una spiegazione. La capa marite, che cosa vuol dire? Dunque, la scelta del marito. Le mamme, quando le ragazze sono arrivate all'età da marito, si cominciano un po' a preoccupare, cominciano a fare alle figlie varie proposte. Ma le figlie di oggi non sentono tanto volentieri i consigli delle mamme, perché la mamma gli vorrebbe dare alla figlia il muratore, il calzolaio del paese, il sarto, insomma, con una buona posizione. Tutti ottimi partiti. Beh, la ragazza, la figlia pensa ad altro. Si vede che ha incontrato qualcuno della città. Allora, vediamo bene di capire che cosa pensa la famosa ragazza. E il secondo invece che andiamo a presentare è la partenza di Lupe Curale. Anche qui ho bisogno di qualche spiegazione, immagino anche voi. Questa è un'antica canzone che io ho ripescato in mezzo a tanto materiale. Questa è molto collegata a quella poesia di Gabriele D'Annunzio, Settembre, tempo di migrare, e proprio racconta la partenza dei pastori che alla fine dell'estate lasciano l'alta montagna e vanno verso le Puglie, verso la campagna romana a svernare. Benissimo, anche di questa l'elaborazione è del maestro Vituschi. Grazie. Grazie. Questa sera veramente ci stiamo facendo complimenti a vicenda, il maestro Vituschi. Lascio ancora una volta. Mamma, 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 m
vorrei mai con la mia entrata fermare l'applauso. Bene, allora, siamo in dirittura finale? Sì. Allora, marrocche e frusce. Cioè, è la smarroccatura delle pannocchie del Gran Turco, è una canzone di lavoro. Non ci sarei mai arrivato, veramente lei mi è preziosa questa sera. E le marrocche sono appunto queste, a settembre quando si sfogliano, si puliscono queste marrocche, si fa una specie di gioco, si fa un bel mucchio di queste marrocche, poi si invitano tutti i ragazzi e le ragazze del paese per pulire queste marrocche. Le marrocche sono gialle, però capita che qualcuna è rossa, allora chi trova la marrocca rossa ha il diritto. No, sarebbe la marrocca rossa, la marrocca. No, ma le frusce sono i fogli, le foglie. Ecco, veramente una cosa incredibile. Il fogliame. Con questo fogliame le nostre nonne ci facevano anche i materassi, ci dormivano sopra queste. Beh, ci stiamo facendo una cultura questa sera, oltre che musicale, anche per quanto riguarda la cultura produttiva. Dunque, chi scopriva una marrocca rossa, era veramente il ragazzo, dava un bacio alla più bella ragazza del circolo. E poi il gioco è sempre era quello gioco, alla fine. Sì. Bene, mi pizzica, mi mozzica, credo non ha bisogno di spiegazioni. Questa è una canzone primaverile. Bellissimo. Primavera, siamo in estate, però bello stesso. E a primavera si sentono certe cose. Premio simpatia lo vincerà sicuramente il nostro Bene. Thank you.
pizzica e mozzica, mannaggia lo pizzico, se pizzichi l'amore te lo fanno male, e pizzica e mozzica, mannaggia lo pizzico, se pizzichi l'amore te lo fanno male, se pizzichi l'amore te lo fanno male, pizzica e mozzica, me stuzzica, me nazzica, me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzico. Bene, siamo pronti, maestro, l'ultimo pezzo. Lo vuole annunciare lei? Beh, l'inno regionale abruzzese lo conoscono tutti. Vola, vola, vola! Vola, vola, vola! Facciamo il bis, ditemelo voi. Non vi dico niente, è una sorpresa. Anche le sorprese, benissimo, non diciamo niente allora.